Capodanno nei pressi dei cancelli dell'azienda per i lavoratori della Treofan che da giorni sono in presidio permanente per protestare contro la vendita della ditta ad una multinazionale indiana che rischia di non garantire i livelli occupazionali precedenti. Nella mattinata del 31 sul posto si è recato il sindaco di Eboli Massimo Cariello che ha annunciato azioni congiunte per salvaguardare la struttura ed i posti di lavoro. Uno scenario nel quale si è inserito il blitz degli operai compiuto domenica 30 nel corso del concerto di fine anno tenutosi presso il comune di Battipaglia. Quello che bisogna chiedere sicuramente, a parte che faremo il consiglio comunale monotematico di vicino, ma organizzeremo con le forze sindacali un'azione, una giornata di, diciamo, di mobilitazione di tutta l'area industriale della Piana del Sele, vertenza crisi industriale Piana del Sele, in modo da accendere i riflettori a livello nazionale. Chiederemo i segretari nazionali di CISL, CISL e QUIL e altre sigle sindacali di essere presenti sul territorio in modo che praticamente si accenda il tutto a livello nazionale. L'altro giorno è venuto il ministro del lavoro, ha promesso a breve un tavolo tecnico che deve esserci e poi è saltato. Insomma, io penso che questa città di Battipaglia, il giorno in cui faremo questa mobilitazione, dovrete essere tutti presenti, perché dovremmo prendere coscienza di quello che sta succedendo sul territorio e essere uniti come si era uniti negli anni passati, quando questa era una piccola comunità, ma una comunità fatta di persone operose in cui c'era questo senso di solidarietà. Io penso che dovremmo di nuovo riprendere coscienza di quello che accade sul territorio e manifestare la nostra solidarietà, perché ieri Alcatel, BTP Tecno, oggi Treofan, domani non lo sappiamo.